Appunto, io sono Francesca Massara, lavoro per Terna nella direzione ingegneria e mi occupo in particolare della progettazione e realizzazione di impianti speciali che prevalentemente spesso hanno una componente che si sviluppa con collegamenti sottomarini. Vi faccio presente subito che io non ho una presentazione sul trapianto perché Terna ad oggi non ha esperienze dirette sul trapianto. Ma il motivo del nostro interesse a questo progetto è proprio il fatto che il trapianto spesso si configura come misura di compensazione qualora ci siano delle attività che hanno un impatto sul posidonieto. E nel nostro caso l'impatto che speriamo di avere, lasciatemi passare il gioco di parola, è l'interro. Ora spero di farvi capire bene perché. Innanzitutto, brevissimamente, vi faccio vedere questa slide per far capire dove si colloca Terna nella filiera dell'energia. Noi siamo l'autostrada dell'energia, immaginate le autostrade in cui passa l'energia presa dalla produzione che poi arriva alla distribuzione, che sono le arterie secondarie, immaginiamole come le strade comunali e provinciali, e quindi alle utenze. Gestiamo circa 73.000 km di linee, di cui circa 3 km sono interconnessioni marine. Questo è da un lato perché l'Italia si pone evidentemente come hub naturale nel Mediterraneo, nell'Adriatico, per le interconnessioni con l'estero e altre interconnessioni anche delle isole minori. Quello che mi preme sottolineare è che quello che vedete qua è la fotografia della rete di trasmissione nazionale. È una rete che ha elevatissimi standard di sicurezza a cui noi siamo tenuti ad attenerci per garantire la fruibilità dell'energia elettrica nel paese. Per far questo, uno dei compiti che ultimamente ci troviamo ad affrontare è la protezione dei cavi sottomarini. Ci tengo a sottolineare che i nemici dei cavi sottomarini spesso sono gli stessi della Posidonia, quindi le attività antropiche, che come è stato evidenziato prima, spesso sono vietate nell'area. È una nota così simpatiche che quando ci troviamo a interfacciarci con realtà estere e diciamo che i cavi sono danneggiati per la pesca a strascico in aree vietate, ci guardano un po' sbalordite perché ci dicono se è vietato perché strascicano, e ci viene anche difficile condividerla questa esperienza. Noi, devo dire, negli ultimi anni, ormai soprattutto nell'ultimo decennio, abbiamo evidenza che la quasi totalità dei danni ai cavi elettrici sottomarini sono attribuibili ad attività antropiche nell'area, prevalentemente i divergenti delle reti a strascico e gli ancoraggi. Qua sotto vedete qualche foto dei danni che queste attività creano sul cavo. E vi voglio riportare brevemente un caso pratico, che è il SAPEI, è l'elettrodotto che collega la Sardegna al Lazio, e approda a Fiume Santo, dove c'è un rigoglioso posidonieto che è interessato appunto da due cavi di polo e uno di anodo. Nel 2010 ci fu un guasto, qua vedete praticamente come era ridotto il cavo, e abbiamo trovato proprio i segni dei divergenti delle reti, insomma segni inequivocabili di attività antropica. E questo guasto avvenne a ridosso del periodo estivo, con rischio di blackout per la Sardegna, e soprattutto all'epoca il collegamento sbloccava circa 75 milioni l'anno sulla nostra bolletta, il che vuol dire che il fermo impianto di un mese costava a noi tutti che siamo qua e a tutti i contribuenti circa 6 milioni al mese. Scusate. Da qui nasce l'esigenza di proteggere i cavi, ma di farlo bene, di farlo in maniera sostenibile. Nell'esperienza maturata, ma anche per quella che è l'evidenza, è chiaro che l'interro, quindi mettere il cavo al riparo da qualsiasi possibile interferenza o attività, è la soluzione da un punto di vista tecnologico preferibile. Quello che vogliamo farlo è farlo bene. In particolare io ora vi farò vedere una velocissima carrellata su quelle che sono le tecnologie di interro, di protezione, scusatemi. Ma mi preme sottolineare che abbiamo due tipologie di protezione, alcune che sono per il cavo, come ad esempio l'interro, la posizione di dispositivi sul cavo, e altre invece che sono per il posidonieto. E mi riallaccio anche alle questioni che vedevamo prima sull'efficacia dei trapianti, quindi i dissuasori piuttosto che altre tecnologie. E una tecnica impiegata ormai nella quasi totalità dei casi è la TOC, ossia la perforazione teleguidata, che si riesce a fare agli approdi. È una tecnologia fortemente dipendente dalla natura geotecnica del fondale e ha una limitazione nell'estensione, riusciamo bene o male ad andare dai 400 ai 700 metri, però insomma, salvo rari casi, le protezioni agli approdi riusciamo a farle con questa tecnologia. Abbiamo poi l'interro, che viene effettuato con macchinari e tecnologie diverse a seconda della coesione del substrato, quindi andiamo dal jetting per substrati molli fino al trenching per quelli più duri e rocciosi.
Mi interessava condividere con voi questa, diciamo, questa novità che si era affacciata sul mercato qualche anno fa, che era il trenching a ridotto impatto ambientale. Il trenching, di fatto, che è quello classico che vedete qua, è una macchina cingolata che scorre sul posito network e con una ruota dentata crea la trincea. E questo nuovo macchinario, che è stato impiegato per il progetto Cometa nelle Baleari dai colleghi spagnoli, invece, ha due caratteristiche che la rendono unica. Il primo è che la ruota non è dentata ma è liscia, e questo permette di creare delle trincee più piccole e con i margini netti, quindi non ha un'azione di strappo ulteriore sui rizomi della posidonia. La seconda particolarità è che ha questi pattini che sono riempiti d'acqua, e quindi il peso della macchina è controllato, il peso sul posidonieto, perché la macchina galleggia o sprofonda a seconda di quant'acqua viene mandata all'interno dei pattini. Oltretutto, la cosa interessante è che a questo trenching possono essere affiancate ulteriori tecniche di mitigazione, come ad esempio l'impiego di sorbone con geobags per andare a raccogliere il sedimento, che è tra i fattori sicuramente di disturbo indiretto poi introdotti nell'habitat. Poi abbiamo quelle che sono le, diciamo, tecnologie che io definisco indirette, ossia l'applicazione di dispositivi a copertura delle infrastrutture sottomarine. Andiamo dai materassi, che sono queste, alla geobag e al rock dumping. Queste tecnologie hanno un livello di efficacia sicuramente più basso e soprattutto hanno delle limitazioni di impiego in prossimità degli approdi, perché avendo un certo spessore rispetto al fondale vanno a limitare quella che è il pescaggio dei natanti. Ci è capitato di recente con un cavo posato nel Golfo di Napoli, in cui il rock dumping era stato autorizzato ed effettuato in prossimità di un'area di espansione di un porto turistico, e chiaramente limitare l'altezza, la navigabilità dell'area aveva delle forti ripercussioni sugli aspetti commerciali del porto. Comunque poi la situazione è stata risolta. Abbiamo poi le conchiglie in ghisa e in plastica, che sono sicuramente lo strumento meno efficace. Oltretutto, quelle in ghisa creano anche dei problemi di corrente indotta e di corrosione. Abbiamo poi quelli che sono invece dispositivi di protezione del posidonieto, in particolare i fissaggi. Quando non viene autorizzato appunto l'intero sul posidonieto, il cavo viene semplicemente adagiato e fissato al fondo per evitare che lo scorrimento possa appunto danneggiare l'habitat. E poi i dissuasori da pesca a strascico. Chiaramente mi preme dire che su questi è necessario fare degli studi approfonditi prima, abbiamo delle recenti esperienze per valutare bene tutti gli aspetti correlati poi anche alla correntometria piuttosto che alla geometria migliore per il sito di destinazione. E qua porto sempre l'esempio del Sapè per farvi vedere perché diciamo che sono poco efficaci. Questo è il risultato di un fissaggio che è stato divelto perché il cavo era stato appunto ancorato dalla pesca a strascico, con evidente scorrimento anche sul posidonieto. Il caso Sapei, tuttavia, all'epoca è stato un caso studio, nel senso che è stata l'occasione per redigere a quattro mani con Ispra, che sta qui, un documento di analisi di carattere generale. In questo documento venivano valutate le tecniche di protezione, e Terna da un lato valutava gli aspetti tecnici, quindi l'efficacia tecnica e tecnologica di questi strumenti, l'Ispra invece la sostenibilità ambientale degli stessi, tenendo in considerazione sia gli impatti diretti che quelli indiretti. Quello che è venuto fuori è un'analisi multicriterio, di cui vedete la fotografia qua, dal quale l'intero non fotorizzato, questo ve lo dico, il Sapei è ancora appoggiato sulla posidonia e non è protetto se non con dei dissuasori, però quello che mi preme dire è che da questo grafico si vede che sostanzialmente questo trenching a ridotto impatto ambientale, che è quello che vi mostravo prima, ha un'elevatissima capacità di protezione del cavo, e tutto sommato a mio avviso potrebbe essere implementata anche la sua sostenibilità ambientale, visto che già si colloca in una buona posizione. Ci tengo a dire che all'epoca furono analizzati, descritti nel documento, ma non entrarono a far parte della matrice appunto i dissuasori, che però recentemente sono stati posati a protezione sia del posidonieto che dei cavi del Sapei, e quindi mi auguro che tra qualche anno, grazie al monitoraggio, avremo qualche dato in più anche sull'efficacia di questa tecnologia.
E cosa facciamo noi negli anni per fare bene? Studiamo. Terna si pone chiaramente nell'ottica della sostenibilità, nell'ottica del fare sempre meglio. E tra le varie ricerche, i vari studi, lo scouting di nuove tecnologie sul mercato, una che mi interessava condividere è questa che è stata fatta in collaborazione col CESI, che da anni ormai è il nostro partner in questa attività. E cosa abbiamo fatto? Siamo andati a fare dei ROV, quindi andare a vedere fisicamente come stavano quelle praterie su cui erano state fatte delle azioni di distruzione impattanti, ad esempio con la dinamite per i gasdotti e quant'altro, a distanza di molti anni. Al di là delle evidenze che vediamo, secondo me questo studio è interessante perché abbiamo dei dati a svariati anni di distanza dall'evento. I monitoraggi, sappiamo, in genere durano le 3-5 anni. Qua in alcuni casi siamo andati circa 20 anni dopo. Quello che abbiamo visto, andrò velocemente perché sono dei casi che sono stati già presentati, e che comunque la Posidonia, laddove la trincea era stata ricoperta col materiale derivante proprio dalla frantumazione e dalla formazione della trincea, in qualche modo la Posidonia ce l'ha fatta. Quindi in quei casi abbiamo visto che è ricresciuta. Questo ad esempio è il gasdotto Pozzolischia, questo è il famosissimo Transmed per cui era stata fatta una trincea di circa 100 metri con la dinamite, il Piombino Elba, questi sono quattro cavi elettrici posati nel Posidonieto, si vede completamente ricoperti, e questo è il Sant'Antioco Carlo Forte. Quindi, ripeto, perché siamo qua? Noi ormai da anni abbiamo un sistema di progettazione integrata nel senso che tendiamo a recepire tutte le voci del coro. Siamo spesso negli uffici, c'è qualcuno qua che ci vede continuamente bussare, sia al Ministero che all'ISPRA, che gli altri stakeholders, per capire come possiamo fare meglio, come possiamo mettere anche in condizioni l'ente autorizzante di autorizzarci serenamente facendo una cosa fatta bene. Quello che possiamo fare noi per il Seposso è mettere innanzitutto a disposizione la banca dati. Noi abbiamo un decennio di monitoraggi in siti caratterizzati dalla presenza di Posidonia, perché ci tengo a dirlo, noi chiaramente quando progettiamo tendiamo a evitare i siti ad elevata sensibilità ambientale, però la Posidonia, come diceva prima il professore, ce la ritroviamo spesso anche in siti di interesse nazionale, davanti alle centrali, quindi non è che ce la andiamo a cercare, e che fortunatamente resiste anche in siti fortemente inquinati. E quindi noi metteremo a disposizione la nostra banca dati, vogliamo sicuramente essere parte attiva nel processo di creazione di queste best practice piuttosto che brevetti o altro. È stata breve, eh? Grazie.